Luca, quanto è stato difficile rimanere fuori una partita dopo che le avevi giocate tutte? Ma diciamo, è stato difficile per diciamo, dopo la partita di domenica un po' amara sotto diciamo, vari aspetti. Ecco, insomma, il primo credo l'infortunio di Christian, di Longobardi, oltre ad essere insomma, un mio compagno, anche un mio amico. Lo conoscevo già da prima di Parma, quindi è stata una bella mazzata. E poi insomma, per tutto quello che diciamo, è successo durante la gara, perché ci meritavamo di vincere, secondo me. Però insomma ci sta qualche munizione di troppo però insomma credo che Michael ha fatto una grande partita, abbiamo rischiato niente, 3 punti importanti, ora abbiamo 3 partite sulla carta difficili, adesso pensiamo a quella di domenica. Tu la rabbia di quella partita l'hai sbollita già oppure siete riusciti a voltare? I tuoi compagni sì, perché hanno vinto sul campo, tu sei riuscito a voltare pagina oppure? Sì, no, sono riuscito a voltare pagina, però è normale che un po' di rammarico per quello che è successo, cioè, ecco. Ora l'hai detto tu, arrivano 3 partite difficili, 3 squadre tra l'altro diverse tra loro, nel senso il San Marino la prima è quella forse un po' meno in forma, ma secondo me anche per questo più insidiosa, poi arrivano 2 squadre che nelle ultime 6 partite sono praticamente le più in forma del gruppo lì davanti. Come le vedi queste prossime 3 gare? Ma credo difficili come tutte, ecco, insomma. Abbiamo pareggiato col Castelfranco, che non è né Limolese né il Delta Porto Tolle né il San Marino. Credo che domenica affrontiamo una squadra che forse è la più pericolosa, sì, perché non viene da un periodo non positivo, avrà voglia sicuramente di portarci via dei punti, ecco. Infatti tu dicevi che i primi gol subiti dal Parma erano sul tuo gruppone, il primo su Azione almeno non c'eri, possiamo dirlo. Era allora che lo prendevamo, almeno mi cavavo questi 2 gol, no scherzo. Va bene, abbiamo preso anche tra virgolette in una partita che era chiusa, quindi se dovevamo prenderlo meglio sul 3-0, ecco. Tutte le polemiche ci sono state sul discorso dello stadio dove giocare questa gara, nello spogliatoio sono entrate, ne parlavate tra di voi oppure... Tra l'altro si giocherà a Sant'Arcangelo, dove il giorno prima comunque gioca in casa la squadra di casa, quindi insomma è stato proprio un teatrino abbastanza particolare. Ma secondo me non sono stato molto diciamo dietro a queste cose dello stadio, facciamo i giocatori, giustamente è giusto pensare al campo. Personalmente mi fa piacere giocare di domenica, sono onesto, ecco, per i tifosi, perché ho solo sentito adesso le ultime dichiarazioni, insomma, che in Lega Pro giocano lunedì e venerdì, e noi siamo in Serie D, non siamo in Lega Pro, quindi giochiamo di domenica, giusto? L'ultima da parte mia, e un giocatore anche esperto come te, tutte le dichiarazioni fatte magari dall'altra parte, ovvero da San Marino, anche se tu hai detto che non sei stato molto attento, ma secondo me qualcosa è trapelato, in realtà non fanno altro che caricarvi per certi versi. Ma io sono un po' carico di mio... Cioè, proprio... Si so che con te serve a poco, perché un po' carico di mio, certo. Detto che abbiamo paura di loro, vedremo, insomma. Senti, queste 3 partite quanto si decide secondo te dei valori, non tanto del campionato, perché chiaramente è ancora molto presto, però può esserci una sorta di dichiarazione di intento di valore? Ma credo che stiamo facendo, secondo me, benissimo, ecco, insomma, stiamo viaggiando a una media altissima di punti, se continuiamo così sono 96, ho fatto i conti, quindi sono 96-97 punti, insomma, credo sia una cosa non straordinaria, però è una media importante, come sta tenendo una grandissima media l'Alto Vicentino, come, tra virgolette, sta tenendo anche una grande media quelle sotto di noi, sia San Marino, Porto Tolle. Normale, sarebbe bello vincere tutte queste 3 partite, è normale, però pensiamo a quella di domenica, sarebbe importante vincere per staccare sicuramente ancora di più la terza in classifica, però prendiamola una per volta e cerchiamo sicuramente di non far vincere gli altri. Senti, domenica è cambiato un po' l'atteggiamento del Parma, non ha, tra virgolette, aspettato che l'avversario si stancasse, fa pressing, ha cominciato ad attaccare a testa bassa, tra virgolette, fin dall'inizio. Potrebbe essere questo copione anche a San Marino. Ma domenica l'ho vista, diciamo, l'ho vista meglio, perché da fuori si vede sicuramente meglio. Loro non hanno fatto grandissime barricate, noi siamo partiti subito forte, si vedeva subito dall'atteggiamento delle prime palle che siamo entrati in campo con quella voglia di far bene, ma come tutte le domeniche è inutile nasconderlo, è il Tardini agevola, è inutile nascondere questa cosa, è la verità.
perché insomma Carpi, il campo di Carpi, ci ha allenato tutta la settimana, il Carpi non poteva essere un campo in buonissime condizioni, però insomma credo che quando gli altri non vengono a fare super barricate, dopo la qualità viene fuori, giocando al Tardini ancora di più, e quindi credo che anche domenica sia stata una vittoria meritata, ecco. Ma tu ti immagini che San Marino fosse barricata domenica, o ti immagini un copione simile? Non sto dicendo magari che per il risultato finale, ma come partita. No, cioè, no. Dove troverete un po' più spazio rispetto al solito? No, secondo me il San Marino se la gioca, perché ha costruito una squadra per arrivare in alto, quindi è giusto che si giochi la partita come ha fatto l'Alto Vicentino, come farà Limolese, come farà il Porto Tolle, credo si giocheranno la partita. Hanno giocatori importanti, secondo me non è una squadra che si può chiudere tutti i 90 minuti. Guglielmo? Allora, faccio l'ultima. Prima parlavi appunto di Longobardi, che conoscevi già da prima di venire a Parma. Ovviamente ci auguriamo tutti che possa tornare presto, e direi che la dimostrazione della squadra, anche d'affetto, è stata commovente e bella, devo dire. Si parla anche di affronterai anche un altro tuo ex compagno, che è Manuel Pera, contro il Delta Rovigo. Ogni tanto lo senti, cosa ti dice? Anche perché il Delta Rovigo ha iniziato veramente male la stagione, per ora praticamente non ne perde più nessuno. No, l'ho sentito un po' di tempo fa, un mesetto e mezzo fa, insomma, era in un momento un po', diciamo, ha avuto un problema in un ginocchio, non stava segnando, adesso mi sembra sia ripreso anche troppo bene, speriamo si fermi. No, sono contento, insomma, è un amico, un giocatore che stimo, e credo che ce l'ha i suoi 20-25 con le corde, ce l'abbia. Non è che l'hai chiamato, l'hai telefonato per dire di venire al Parma, visto che abbiamo un mezzo problema con gli attaccanti. No, io ho detto, l'ho sentito tanto tempo fa, prima del futuro di Longobardi, poi io, ripeto, ancora faccio il giocatore, quindi penso a giocare, poi sono altri stress, se sei il direttore, il mister, io già mi stresso così a giocare.